Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e oggi, continuando lungo la strada dell'argomento 4, voglio parlarvi di 4 video internazionali della piattaforma YouTube, 4 video storici, molto importanti nella storia di YouTube perché sono stati 4 video che, ai loro tempi, erano diventati virali e hanno fatto parte della storia di YouTube. Adesso è naturalmente cambiato moltissimo il concetto stesso di video virale, ma all'epoca erano dei video molto famosi, video che, se siete relativamente anzianotti sulla piattaforma YouTube come lo sono io, probabilmente ricorderete. Se invece siete un pochino più giovani, forse non li conoscete, eppure sono dei video che hanno rappresentato una pagina importante della piattaforma, per cui vorrei parlarvene oggi, in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Sicuramente il primo video di cui dobbiamo parlare è proprio il primo video, intendo il primo video mai pubblicato sulla piattaforma YouTube. Qualcuno lo conosce, lo ha già visto, non tutti lo hanno già visto. La cosa che dispiace moltissimo di questo video è che i suoi commenti sono completamente pieni e impestati di spam, perché una volta caricato è stato lasciato molto lì a se stesso, però questo è stato il primo video mai caricato sulla piattaforma YouTube. È stato caricato da uno dei due fondatori originari. Stiamo parlando di Me at the Zoo, io allo zoo, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. È un video molto semplice, è una via di mezzo tra un vlog e un video da mostrare agli amici durante una grigliata di famiglia, probabilmente, però rappresenta un passo molto importante, perché YouTube è cambiato tantissimo da quando è stato caricato quel video, è cambiato il modo stesso di approcciarsi alla piattaforma, ma tutto quanto ha avuto partenza proprio da quel semplicissimo video, quindi secondo me è il caso di andargli a dare un'occhiata, è il caso di fare un veloce salto nel passato e riscoprire un po' qual è stata la storia, qual è stato il passato della piattaforma YouTube. Purtuttavia, riconosco che Me at the Zoo, essendo stato il primo video caricato sulla piattaforma, ha la sua valenza, ma non possiamo definirlo un vero e proprio video virale. Uno dei primi video letteralmente virali, cioè che si diffuse in maniera del tutto incontrollata, è un lavoro artistico, un video in stop motion realizzato alcuni anni fa. Fondamentalmente è una ricetta, la ricetta per una guacamole. Una ricetta molto molto particolare, perché è un video in stop motion con grandissima cura per tanti dettagli, ed è realizzato in una maniera molto molto interessante, soprattutto in merito agli ingredienti che sono stati utilizzati per questa particolarissima guacamole. Per cui il secondo video che vi voglio segnalare, uno dei primi video ad andare virali sulla piattaforma YouTube, è appunto Fresh Guacamole. Lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata e no, non prendetelo a riferimento per realizzare una guacamole, perché non credo che gli ingredienti utilizzati siano l'ideale per ottenere una guacamole valida. Però potrete apprezzare sicuramente le capacità artistiche dell'autore originale e la grande capacità di mettersi in gioco, di realizzare un video molto simpatico, in qualche modo divertente, anche se lascia un po' pensare questa scelta appunto degli ingredienti, questo risultato finale. Tra l'altro, l'autore originale ha realizzato moltissimi lavori in stop motion veramente molto particolari, e vi consiglio di dare un'occhiata al suo canale. È ancora attivo, molto meno di prima, ma ogni tanto pubblica qualcosa. Comunque, al di là di Fresh Guacamole, sul canale di PES ci sono tantissimi contenuti, tantissime animazioni in stop motion veramente molto ben fatte, quindi merita che gli si dia un'occhiata. Si può andare virali per un contenuto che alla fine è realizzato molto bene, ma una delle cose che ha cambiato il concetto stesso di viralità di un video è anche la capacità di diventare virale con qualcosa di stupido, di allucinante, di realizzato con l'intenzione di magari far semplicemente ridere. E questa è stata la fortuna di un canale YouTube australiano diventato molto famoso per delle guide
tra moltissime virgolette, su come realizzare alcune cose. Sto parlando del canale AutoBasic e di uno dei video che fece la fortuna del canale, diventando incredibilmente virale e lanciando questo canale YouTube. Il video di cui sto parlando è come indossare un preservativo, how to put on a condom. Diventato virale quel video, divenne virale il canale di AutoBasic, ormai diventato molto famoso per le cose pazzesche che va a realizzare e per il suo modo di essere un personaggio molto molto particolare, che in fondo ci può anche stare. Considerando la fortuna del canale, considerando che dall'Australia sono venuti fuori dei canali molto molto particolari. Un altro canale di contenuti particolarmente facili a diventare virali eppure estremamente violenti, per esempio, è Raka. Comunque, andiamo a vedere il video di AutoBasic come indossare un preservativo, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, non troverete contenuti grafici, ma troverete contenuti grafici, non so come spiegarlo. Se conoscete il canale AutoBasic sapete di cosa sto parlando, se non conoscete il canale AutoBasic preparatevi a qualcosa di completamente folle. Concludiamo con l'ultimo video, un video particolare perché ha a che fare con tutti i miei amichetti qua intorno. Anzi, ne prendo anche uno e mi faccio fare compagnia per qualche minuto. Lui è Bramble. Allora, parliamo di orsacchiotti di peluche, parliamo di un giocattolo molto particolare perché ha una caratteristica tutta sua, quella di non imitare semplicemente qualcosa della realtà, ma di essere un animale a sé stante. Un video divenuto virale alcuni anni fa e che ancora viene utilizzato magari da canali come People Reacts e cose del genere, ci presenta una particolarissima operazione chirurgica a questo orsacchiotto. Se non avete visto questo video, vi avverto, è parecchio impressionante, questo ve lo devo dire. Eppure è anche molto divertente, perché è un modo veramente molto particolare di affrontare questo argomento. Per cui andiamo a vedere una piccola operazione chirurgica a un orsacchiotto nel video Teddy has an operation, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. Andate, dategli un'occhiata, ma siate preparati, come ripeto, è particolarmente impressionante. Eppure è un video anche molto divertente. Ed ecco quindi la mia domanda. Intanto rimettiamo da parte Bramble. Voi che cosa mi dite? Ci sono dei video che avete visto sulla piattaforma YouTube, magari nel passato, che erano diventati virali, che erano qualcosa di molto particolare, qualcosa che si vedeva un po' sulle bacheche di tantissime persone? Oppure è la prima volta che vedete questi video? Questi quattro video che vi ho segnalato li conoscevate? Conoscevate i canali di cui vi ho parlato, in particolar modo magari PES, AutoBasic? Ci sono altri canali YouTube internazionali che secondo voi si prestano a realizzare dei video capaci di diventare velocemente virali? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag BDBOTR. Bene, anche oggi siamo giunti in fondo al vlog. Come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a farvi scoprire qualche cosa molto particolare della piattaforma di YouTube e del concetto stesso di viralità dei video. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram o le altre app social. Magari non con i vostri amici particolarmente impressionabili, perché a parte mia The Zoo, gli altri video forse sono molto particolari, ma forse è per questo che sono diventati virali, proprio per la loro particolarità. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che è piacevole come quando da piccoli si stava circondati dai propri animali di peluche preferiti. Seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato su doobly-doo e sulla scheda, per sapere quando pubblico un nuovo video, quando vado live sulle app social o ricevere piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the Road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho ripreso Bramble, ma assieme a lui e a tutti gli altri orsetti della mia collezione, come sempre vi diciamo, restate a casa. Come sempre, grazie! Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!